Apriamo i porti, mi sa tanto che molte vorrebbero aprire tante altre cose. Da un lato il post del presidente di quartiere San Vito, Ezio Calmonte, dall'altro una serie di reazioni indignate. Succede sui social dopo la polemica innescata dalle parole della cantante bassanese Francesca Michelin, che ha lanciato un appello per aprire i porti e ha criticato l'operato del ministro Salvini. Tra le reazioni alla scritta di Calmonte c'è anche quella dell'assessore comunale Cristina Busnelli, che scrive: «È di una gravità inaudita. Come si è permesso? Forse non conosce il significato di queste parole». Mi dispiace che una persona con un ruolo, diciamo, anche pubblico non sappia misurare le parole, perché le parole feriscono, fanno molto male, anche quando sono scritte. E credo che questa sia una responsabilità soprattutto degli adulti, le persone che poi magari hanno, e soprattutto quelli che hanno una maggiore visibilità. Ecco, io mi sono messa nei panni di Francesca, non solo come amministratrice ma anche come mamma, e ho pensato che una cosa così non deve passare sotto silenzio. La Busnelli rincara la dose e chiede le scuse del presidente di quartiere San Vito. L'offesa gratuita, volgarissima, non deve essere passare assolutamente. Questa è una cosa a cui tengo moltissimo. Possiamo avere differenze di opinione, possiamo dirci che non siamo d'accordo, possiamo prendere distanze se una cosa non ci piace, abbiamo tantissimi strumenti, ma la violenza no, questo no, proprio non posso accettarla.